Vi racconterò la storia di Frank, una canzone nata dopo oltre un ventennio di composizione musicale, di esplorazione interiore, sperimentazione e condivisione di esperienze, anche grazie al dono dell'amicizia. Frank racconta la storia di un uomo ai margini di se stesso, in conflitto con se stesso. Un uomo che cerca di mettere ordine fra i pezzi che lo compongono, che sono le parti del passato, l'influenza delle persone con cui ha vissuto, delle situazioni che ha attraversato. Come una sorta di Frankenstein che cerca di andare oltre le proprie ferite e ricucire quello che lo identifica, quello che gli appartiene. Ho conosciuto Glauco in occasione del Good News Festival, del quale ero l'arrangiatore e il direttore musicale. E devo dire che la cosa che mi colpì, che ci colpì subito, fu al di là della qualità del brano, Frank, il titolo era Frank, e il genere comunque genere, musica elettronica di un certo livello, insomma, con una ricerca di suoni, di strumenti particolari. Quello che ci colpì fu la rappresentazione del brano, quasi un'installazione artistica. E questo, il fatto di unire il movimento scenico alla bellezza, al testo, alla bellezza del suono, ci ha fatto pensare comunque che ci trovassimo di fronte a un talento vero. Credo che qualsiasi cosa lui faccia dal punto di vista artistico, abbia un grande valore. Per cui penso che questo nuovo lavoro, questo nuovo CD, rispecchi appieno il suo talento. Ciao a tutti, mi chiamo Michele Mele, sono chitarrista, compositore, arrangiatore e ho diviso i palchi con cantanti tipo Don Bachi, Claudio Baglioni, Tullio De Piscopo anche, tantissimi musicisti di fama anche internazionale, importanti come Massimo Urbani, grande sassofonista, poi Ivan Graziani, Bragardi, vabbè. Minimi proprio. Come ho conosciuto Glauco e Marco? Allora, facevo parte della giuria, nonché del gruppo musicale che accompagnava i finalisti del Good News Festival, da dove è nata pure Suor Cristina, famosissima. Quindi devo dire che nella sesta edizione, nel 2014, quando è uscito fuori il brano loro, da compagnia Maranto, Frank, è uscita fuori da tutti gli altri, fuori da ogni schema, da ogni standard, una fusione di generi, elettronica, rock, Glauco con una voce, nessuno cantava così, potente, bella, bella veramente. È arrivato secondo. Abbiamo fatto una prova pure a TV 2000, siamo stati ospiti in questa televisione, quindi anche lì una bella esperienza. Col pubblico, quindi molto molto bene è andato il brano, bellissimo. Abbiamo realizzato insieme a Glauco tre dischi, moltissime canzoni. Sperimentando strutture, arrangiamenti, sonorità. In particolare vorrei parlare di Frank, che è la canzone che apre l'album Amaranto. Frank è stata realizzata a distanza. Glauco mandava le tracce dall'Abruzzo via mail, le prime stesure degli arrangiamenti, le parti vocali, i suoni synth.
Io li montavo sulla mia postazione a Ciampino e praticamente tutto il brano è stato realizzato così, con nessuna sessione in studio. Beh, il risultato ci è piaciuto molto. C'è un insieme di suoni distorti, di frequenze particolari e anche voci particolari. Questa è Frank. Parte dei suoni sono stati modificati da questo mixer del 1979, il Soundcraft 1006. Sono Alessandro Galli, scrittore, autore, regista e attore. Glauco lo conosco dal 1991 circa, sì, perché andavamo a scuola insieme, nella stessa scuola, e proprio in quel periodo, appena ci siamo conosciuti, praticamente abbiamo subito cominciato a collaborare, a scrivere insieme canzoni, tante canzoni, al punto che quando ci vedevamo io portavo testi, lui portava musiche, e uscivano fuori a fine giornata 10-15 pezzi come se nulla fosse. Da quel momento, in tutti gli anni che sono passati, ne sono passati tanti, oltre a rimanere amici e a stimarci a vicenda, abbiamo collaborato varie volte fino praticamente a oggi. Frank, secondo me, rappresenta un po' un punto nave per Glauco, per l'evoluzione di Glauco, per la carriera di Glauco cantautore. Secondo me ha messo in questa canzone molto, non dico tutto perché sarebbe difficile, ma molto di quello che aveva da dire. Ho avuto il piacere di partecipare anch'io un pochino a questa canzone dirigendo e girando il video di Frank e mi auguro di averlo fatto nel migliore dei modi. Ciao a tutti. Parlare di Glauco è una cosa che mi fa veramente estremamente piacere, perché abbiamo condiviso da tantissimi anni la passione per la musica e abbiamo iniziato insieme, ci siamo conosciuti in una casa discografica che è la Interbeat e abbiamo nel corso degli anni fatto anche delle cose insieme, abbiamo condiviso anche degli spettacoli e quant'altro. Oggi, dopo tanti anni, io chiaramente ho intrapreso anche una carriera discografica diversa come produttore e chiaramente mi ha fatto molto piacere condividere questo nuovo lavoro con Terre Sommerse di Glauco, che è Amaranto, che è un bellissimo disco. E mi riporta indietro nel tempo anche il pensiero appunto di questa amicizia che dura da tantissimi anni e niente, che dire di più, ascoltate il disco perché è un disco veramente bello e presto, prestissimo, quasi contemporaneamente a questo documentario uscirà anche il video, il primo video tratto proprio dall'album. E allora buon ascolto a tutti e grazie Glauco.